Mio padre, quando ero piccola, mi diceva che ero un atleta e come atleta non ho mai chiesto se ero una bambina o se ero un bambino, perché l'atleta è atleta. E quando tu nasci, cresci con dei principi che non stanno né di qua né di là, ma stanno nel tuo cuore perché ti piace fare quello che fai, allora sei sulla strada giusta, non hai nessun condizionamento, cresci libero, cresci essendo te stessa. E questa è la cosa più bella che lo sport mi ha regalato. Dopodiché, chiaramente nel percorso ti rendi conto che non tutti i papà sono uguali, che non tutti i dirigenti sono uguali, e lì cominciano le difficoltà. E allora oggi, dopo tanti anni di impegno di tante donne nelle istituzioni, nello sport, nelle varie carriere, nei vari mondi professionali, oggi qui alla Sala della Regina, nella nostra Camera dei Deputati, il punto sulla situazione, a che punto appunto sono arrivate le donne nell'equilibrio di genere. L'abbiamo raggiunto? Non l'abbiamo raggiunto. Nello sport l'abbiamo raggiunto? Non l'abbiamo raggiunto. E quindi oggi un punto importante, perché da qui oggi facciamo i conti per ripartire più forti e ancora più convinte di sempre. Quindi oggi tutti insieme per questo grande obiettivo, ma non per noi donne, per tutti noi uomini e donne.